Voci Animate presenta Le stelle del doppiaggio italiano. Voci Animate, l'eccellenza del doppiaggio italiano. Bene, come fa? Siamo pronti, fatevi un po' sentire, scaldiamoci un attimo, scaldiamo questa folla un pochino. Benissimo, perché avremo a brevissimo qui sul palco due ospiti eccezionali, ma prima io non faccio altro che presentarvi i due membri dello staff di Voci Animate che cureranno questo intervento. Quindi chiamo qui sul palco con me Federica e James di Voci Animate. Io vi lascio il saluto e buon intervento. A dopo. Grazie, un applauso Davide. Ciao James, noi siamo emozionatissimi, benvenuti a Comofan. Allora, ci siamo preparati delle cose che abbiamo già dimenticato, parti tu. Parto io. Allora ragazzi, io voglio un grandissimo applauso per questo ospite, perché grazie a lui, se oggi qua c'è una il persona, secondo ospite che presentiamo, dopo. Quindi un grande applauso per Renato Novara. Grazie. E adesso dico due cose. Ciao ciao, Bim Bum Bam e Hildegard. È un onore presentarvi Deborah Magnaghi. Guarda che l'età
hai preso veramente una forbice molto ampia, quindi non è che sono tutti 40 anni. No, infatti ho detto 35-40. Forse anche meno. Forse anche meno. Meno? Sì, sì. Io non sento niente di quello che dite, sto rispondendo a caso. Perché forse non lo sento. Capisco. Allora, sì. Vai. Io ho iniziato a commuovermi, finirò poi tra un'ora. Allora, capisco la parola. Ragazzi, allora, ci tengo a sottolineare, faccio un piccolo spot che avete visto anche poco fa, voce animata da qualche mese, marchio registrato, con noi sono l'eccellenza del doppiaggio italiano. Fategli un applauso. Quindi, partiamo per opera di ghiaccio e vi chiediamo, qual è stato il vostro esordio e come è nata l'occasione per il mondo del doppiaggio? Parto Renato? Parto io? Vai. Mi sono perso una parola. Qual è stato il tuo esordio nel mondo del doppiaggio e come sei arrivato al doppiaggio? Ah, okay. Perché tu ad esempio inizi col canto, sappiamo, giusto? Sì, allora in realtà io faccio fatica a parlare di giro, mi sentirete strano, ma... No, loro ci sentono, okay. Vero? Non finiscono, non ci sentono, perfetto. Benissimo. Io in realtà ho cominciato... Non perché volessi davvero fare doppiaggio, ma perché mi piaceva il mondo della recitazione e soprattutto del canto. Quindi uno dei miei giochi preferiti da piccolo era quello di andare in bagno, aprire le antenne dello specchio, avere le telecamere destra e sinistra e conducevo il Festival di Sanremo, cantavo, facevo tutto io. Sì, sì, con la spazzola di mia sorella. Vabbè, e quindi poi quando sono diventato più grandino, intorno ai 16 anni così, ho cominciato a studiare canto. Poi ho cominciato a studiare teatro intorno ai 18-19 così e poi da lì ho detto mi piacciono le cose americane, mi piacciono quelle italiane. Se doppiassi potrei fare le cose americane in italiano e così ho unito i pezzi. E sono entrato nel mondo del doppiaggio iscrivendomi poi al corso di teatro, al corso di doppiaggio. Funzionavo abbastanza subito e quindi da lì mi hanno fatto cominciare abbastanza in fretta, diciamo. Questo è. Però lo sono scelto, non ci sono capitato per caso. Come mi metto così? Poi ecco, scusa, visto che c'è un perfetto Marcord, io è la prima volta che ho questa roba stile Andrangiolini che mi ha dato a partenza, cioè mi sento. Allora, hai detto che tu fai il balletto. No, beh. Quanti di voi guardavano della Rai? A voi, i maschietti, la casa. Deborah, invece per te io dico un nome, Cinzia De Carlo. Sì. Allora, io mi sono appassionata al mondo del doppiaggio quando avevo 15 anni, quindi ero molto piccola, perché mi innamorai di una voce, che era quella di Lady Oscar. Grande Cinzia, doppiata dalla meravigliosa Cinzia De Carlo. In quel momento decisi che io volevo fare quel lavoro. Premetto che in casa non ho nessuno che faccia l'attore, il doppiatore, per cui è nata da me questa passione. E premetto che io ero una ragazzina timidissima, cioè si vede anche adesso, no? È bianco, ero così anche prima, solo che adesso sono grande, l'esperienza mi ha portato a tirare fuori, insomma, a tirare un po' più fuori, però ero timidissima. E il doppiaggio mi sembrava l'occasione migliore per poter stare dietro le quinte e doppiare personaggi dei cartoni animati, cioè mi dava l'opportunità di tirare fuori tutti i lati del mio carattere che non riuscivo a tirar fuori nella realtà. Allora mi ricordo questa mattinata, avevo 12 anni, mi sveglio una mattina, ero a casa, c'era mia madre. Lo so che potrà sembrare strano, ma ho avuto un'illuminazione e ho detto, ok, adesso so come imparare a fare il doppiaggio. Ho preso un videoregistratore, conoscete queste parole, videoregistratore, registratore, ormai non si usa più, però all'epoca c'era quello, quindi io registravo pezzi di film, di cartoni, tutto quello che volevo doppiare. Mettevo il registratore vicino al televisore, scrivevo le battute, mettevo il muto quando toccava a me e poi schiacciavo il muto e facevo parlare gli altri. Per cui alla fine risultava un
doppiaggio fatto da me. Sono stata per un anno in casa a fare questa cosa, ho abbandonato amici, tutto, io volevo fare quello. Dopodiché chiaramente ho fatto un corso di doppiaggio, ho fatto un corso di recitazione, ho fatto un corso di dizione, ho fatto il corso con Federico Danti, è stato lui il mio maestro e nel giro di poco sono stata catapultata in questo mondo fantastico. Il primo personaggio che ho doppiato è stata Elisa in Chi sbilincia. È stata la prima opportunità che mi è stata data, ma subito dopo è arrivata Bevole Dolce Bevole. Quello è stato il mio primo cartone importante e da lì poi ne ho fatti 300.000. E noi abbiamo realizzato, scusami. La volevo dire che anche io in realtà, con questa parola strana che è video registratore, registrato. Sì, esatto. Però io addirittura, siccome ero un po' pigro in questo senso, era nata la mia prima nipotina e quindi mia madre, dovendo ogni giorno guardare mia nipote, registrava Sentieri per guardarlo la sera. Sì. Io tutte le sere, appuntamento fisso con Sentieri, mi toglievo la voce e andavo io sopra a scrivere. Sì. Wow. Beh, in quel modo si impara, io ho imparato la tecnica, tra l'altro sul muto, perché non c'era l'originale. Per cui, insomma, mi è servito quell'anno di lavoro a casa per poi trovarmi in sala e iniziare a doppiare le serie giapponesi che vi assicuro, forse sono le cose più difficili da doppiare. Beh, sì. No? Sì. Come impegno vocale, senza ombra di dubbio. Come impegno vocale, senza ombra di dubbio. Assolutamente, come respiro, perché ovviamente i cartoni animati non respirano. Per cui io mi trovavo a recitare una battuta di 10 righe ma non potevo respirare. Per cui, insomma, quella fa parte della tecnica. Noi abbiamo preparato un filmato, sì, in tuo onore per omaggiarti, Deborah. Lo facciamo vedere. Vai. Sì, ovviamente stiamo distanti solo per permettere ai limiti del possibile di farvi vedere le nostre clip. Ma andiamo al primo clip. Andiamo pure. Un applauso! Grazie. Praticamente dai 15 ai 52, questa è la mia carriera. Comunque ringraziamo Diego Gerra che ha montato le clip dell'animazione. Oh, grazie. Tu queste cose le hai distrutte da dietro, ma io tutte da, cioè da davanti, ma io tutte da dietro, perché io me le portavo tutte a casa. Davvero? Cosa stai dicendo? Cosa mi stai dicendo? No, niente, non è una scusa sull'età. E sei più giovane di me? No, poco. Che ti permetti? No, non diciamo di quanto, ma poco. Però per dire che davvero per me quello è stato un bacino di... Deborah, quali sono state le prime difficoltà riscontrate quando hai iniziato a doppiare l'animazione? Allora, quando ho iniziato... Allora, partiamo da Memole Dolce Memole. La difficoltà maggiore era mantenere una voce più leggera, perché io avevo 15 anni, ma mi era richiesto, mi veniva chiesto di alleggerire la voce. Quindi quello è stato il primo ostacolo, cioè trovare una vocalità più giovanile rispetto alla mia, anche se ero giovane. La difficoltà più grande era quello che vi dicevo prima, respirare. Io mi ricordo quei turni, intanto devo ringraziare tantissimo Cip Barcellini, perché lui era il proprietario della Merak Film e fu lui a darmi quell'opportunità. Quindi mi trovavo in sala con Daniela Fava, che era, se volete pure fare un applauso per lei, ma ha iniziato quando era una bambina. Per cui, sapete come si chiamano anelli, no? I pezzettini che noi andiamo a doppiare. Finivamo di fare l'anello, lei, io facevo così, arrivavo alla fine così. Lei mi guardava e mi diceva, tesoro, ti insegno una cosa. Devi imparare a respirare, perché io dopo una riga già non ce la facevo più. Perché quello che dicevo prima, il cartone animato non ha dei ritmi umani e quindi devi trovare nella interpretazione il momento per respirare senza far capire che stai respirando. Quindi la difficoltà all'inizio è stata quella. Devo ringraziare Daniela che mi ha dato delle dritte, quindi
mi ha insegnato a intanto a placare l'ansia, perché come potete vedere io mi potrei chiamare Miss Ansia, perché tutto mi mette in agitazione. Dopo abbiamo un contributo che dimostra tutto quello che stai dicendo. Sono fatta... Ah sì? Non so cosa. Vabbè, per fortuna sono una che si prende in giro e me ne frego, nel senso che come sono, sono, va bene così. Quindi la difficoltà maggiore è stata quella. Dopodiché, col tempo, quando sono arrivata al C18, lì mi veniva richiesta una vocalità diversa, perché io ero più o meno 16enne, 17enne, e Maurizio Torresan, giusto, dico bene? Facciamo un applauso a Maurizio Torresan. E mi diede questa opportunità, perché fu lui a distribuirmi sul C18, lui faceva la direzione del doppiaggio, oltre che il protagonista. Mi ricordo che continuava a dirmi: tu qui devi usare la tua voce. E io, che avevo sempre nelle orecchie quella piccola, no? Quella di Memole, facevo fatica. E Maurizio mi diceva continuamente: non andare così di testa, ma stai giù, 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 giù. Quello è stato un altro step, perché non ero abituata a sentire. Non so se a voi è mai capitato di sentire la vostra voce al registratore, sembra non la riconoscete, e io non la riconoscevo. Per cui diciamo che quello mi è servito per trovare una vocalità diversa. Poi vabbè, Ran, tutti i personaggi che abbiamo visto, diciamo che sono 36 anni che faccio questo lavoro, quindi voglio dire, piano piano ho imparato a farlo. Però devo dire che anche grazie ai miei colleghi che mi sono stati vicini, hanno capito le mie difficoltà. Poi ho fatto miliardi, nel senso che in quell'epoca andavano tantissimo gli anime con le maghette, ho fatto Strawberry, Chocolat, Sailor Mercury, anche lei è stata una delle prime cose che ho fatto. E poi niente, è stato tutto in discesa, quando ho capito quelle due o tre cose, che insomma, all'inizio possono... Dovresti tagliare un po' però. Perché se no... ma non l'avete invitato solo per... Scusa, non devo parlare solo... No, perché diceva, no, io vado sul palco, poi non so, devo parlare... No, poi io chiacchiero tantissimo. Basta, mi taccio. Anche tu Renato, dal 2006 hai iniziato col doppiaggio. Ci sei anche tu, Renato? Facciamo vedere la sua pittura. Aspetta, una domanda però. Io non capisco le... Cioè, sono proprio solo. Ciao. Ma voi ci sentite? Sì, ci sentite, ragazze? Ci siamo noi che ci sentiamo. Tu nel 2006 hai iniziato con il doppiaggio degli anime con Fullmetal Alchemist. Ne ho visto un po' qua dietro a te. Nel 2006. Quali sono state, anche tu sei d'accordo con Deborah, le difficoltà riscontrate? Ne hai riscontrate delle altre? Come è stato? Sì, beh, diciamo che le difficoltà sono le stesse, soprattutto questa velocità pazzesca in cui vieni inserito, per cui devi... E tu eri il protagonista, tra l'altro, quindi... Ero il protagonista, ero un uomo, ero una scommessa, perché... il cliente non mi conosceva, quindi erano insicuri se scegliere me o no. Mi ricordo poi che quando ho iniziato io c'erano già i forum su internet, mentre quando ho iniziato lei no. E quindi mi ricordo che andavo a leggere cosa dicevano. Il primo commento che ho letto è stato: Edward Elric doppiato come un Tamarro trentenne. Ti vogliono già bene, vedo. E mi aveva fatto molto ridere questa cosa. Però no, poi devo dire, quello in particolare è stato il primo grosso che ho fatto nel mondo dell'animazione, e poi è stata un'emozione enorme, perché ero con la mia amica Benedetta Leggio, c'era un sacco di cose. Ma te Leggio insieme, cosa che tanto no, soltanto per una soltanto per un episodio, perché lei era infettata dentro l'armatura, quindi insomma non si poteva. E no, poi le difficoltà è, oltre alla... cioè, nel mio caso erano ancora diverse dalle sue, perché faccio fatica a parlare, ma ce la farò. Perché si sta arrivando anche una musica che... però la mia difficoltà era anche che molti dei personaggi che io doppiavo e che doppio in originale sono doppiati da delle donne. Quindi tu senti delle note in ottava sopra la tua che urlano come delle pazze e devi mediare tra queste cose, quindi questa è stata un'altra difficoltà. Però mi sono sempre divertito un casino, e nel caso di Fullmetal Alchemist
potrebbe esserci nell'aria qualcosa di chissà. Qualche news. E guarda, proprio a testimonianza del fatto che tu sei divertito, noi adesso ci divertiamo a vedere un filmato dedicato a te. Vabbè, e ai doppiaggi degli anime più importanti di Renato Novara. Se vogliamo partire con il filmato, grazie. Oggi il tuo giorno prima parte. Un grande applauso, ragazzi. Grazie amore, che ricordo. Bello. Persona. Possiamo fare una cosa, che per fare i cartoni animati giapponesi devi prenderti 3 o 4 caffè prima di iniziare il film, perché ci vuole tanta energia, vero Renato? Infatti, aggiungo una cosa a proposito di lei, perché poi lei, io l'ho avuta anche spesso come direttrice del doppiaggio, e lei ti dice sempre, proprio di palle. Posso raccontare? No, racconto una cosa. Sì, vai. Tanto allora, i turni con lei sono così, quando dirige. Tu inizi, fai, arriva il mondo dell'anello e dici, ok, mi riposo. Attimo di silenzio, lei schiaccia. Rin, bene, bene, ma la prima era un po' sporca, la seconda era un po' molle, la terza era un po' corta, e la quarta, mi fai sentire il sopracciglio quando si alza mentre corre? Teniamo la sporcatura e il resto di facciamo tutto. Perfetto, è vero. Lei parte, bene, bravo. Ma che cazzo, questa è la verità. È vero, ma perché sono pignola, però anch'io l'ho avuto in direzione. Dai, racconta. Diciamo e glielo fate patire tu. Allora, io quando tu, è vero. Vai, io no, quando sono in direzione faccio così, dico tutto bene, però tengo solo la sporcatura. Quando invece hai le zio e tu le dici, io per premura non c'è, Debora, non ti staccare, aspetta, no, fammela finire, posso per cortesia farla tutta e poi mi dici quello che non fai e quello che fa, grazie. Ok, scusa. Ma sì, perché io mi deconcentro, cioè nel senso, tu quando stai guardando una scena, può essere qualsiasi cosa, una scena romantica, io sto cercando di capire cosa devo fare e anche metterci qualcosa di del mio, no? Del mio istinto. Se uno mi arriva e mi fa, Deborah, posso, mi fai saltare per aria, e quindi tutta la mia concentrazione se ne va a quel paese. Per cui dico, fammi arrivare fino alla fine, poi quello che devo rifare lo rifaccio, anche 1000 volte. Sei falsa, perché io non faccio così, dico. Sembra di Danello in questo momento. No, all'inizio facevi così. Quella è un'altra persona che lo fa, non sono io. Di aver fatto il ridoppiaggio. Perché la voce originale di Nadia era di Nadia Biondini. Chi era? Nadia Biondini. Ah. Ho rifatto la riedizione. E quando sono stata a un festival come questo, no, una fiera, non è festival, una fiera come questa, mi ricordo che non ho un bel ricordo, mi fischiarono perché mettiti in fila, i ragazzi erano abituati a quella voce, ma io lo capisco, infatti è la stessa cosa che ho detto anch'io, una volta mi è capitato di sentire Lady Oscar con una voce diversa in un altro contesto e mi sono arrabbiata anch'io, però mi ricordo che quella volta ci rimasi non male, di più, perché sono salita sul palco, sai, silenzio e il fischio, non c'entravo nulla, nel senso che quelle sono scelte che poi fa. Guarda, a me era successo il cliente, che il direttore. All'epoca era successo che un gruppo di fan del primo doppiaggio della vecchia guardia su YouTube hanno ricreato un funerale per la morte del personaggio addetto a loro. No. Non ci credo. Ma, sì. All'inizio ci rimanevo anche male, ma poi alla fine ho detto, vabbè, a parte che ormai siamo a un numero di puntate per cui c'è stato un giro di boa, nel senso che ormai lo faccio da più tempo io, ma tanto ci sarà sempre chi vuole la prima, chi vuole la seconda, certo. Chi vuole l'originale. Ci sta, voi preferite Renato? Ovvio. Fatemi sentire. Ho sentito il no. Come no?
Ah, devo dire che non è mai stata così facile intervistare due artisti con voi. Ma noi siamo due chiacchieroni. Ascolta, quando siamo in turno facciamo tutto tranne che doppiare. E invece adesso possiamo. Allora, io. Siete pronti a tornare un po' indietro nel tempo? Perché insomma loro ci hanno intrattenuto per tanto tempo, continuano a farlo, ma adesso macchina del tempo e mandiamo il prossimo filmato. Ci vediamo qualcosa qui? Vediamo. Portiere di casa Superalzo. Ah, non lo sapevo, lo scopro in questo momento. Ma chi è? Perché non l'ho mai visto, però sì. Debora. Sì. Una domanda per te, alle Giuliani praticamente nascosta. Sì. Poi viene catapultata in televisione. Raccontaci quello che è successo e come l'hai visto. Ma quanto tempo ho? Ti ferma poi Renato. Ah, ok. Allora, prima vi ho detto che la mia passione era il doppiaggio proprio perché volevo stare dietro le quinte. Come? Intanto il proprietario della Merak era anche il produttore di Kiss Me Licia, Love Me Licia in versione umana, e mi propose di fare questo personaggio che era Hildegard, avevo 16 anni, e mi disse proviamo a mettere dentro questo personaggio, vediamo come va, se è successo, facciamo 3 puntate e poi... E dico va bene, io credo che mi riconoscano ancora adesso più per quella cosa che per altro, per cui ha avuto successo. Dopodiché è successo che mi chiamano per fare un provino a Mediaset, in quel periodo la conduttrice di Ciao Ciao, perché me li sono fatti tutti i programmi per ragazzi, Ciao Ciao Mattina, Bim Bum Bam, era Ciao Ciao, il primo, che era Giorgia Passeri, avrebbe dovuto passare in Rai, e quindi mi dico che c'è da fare questa scenetta con lei, vai a fare questa scenetta. Io ero assolutamente inconsapevole di tutto, faccio questa scenetta con lei, 2 giorni dopo mi dicono perfetto, allora la scenetta è andata bene, quindi tu da settimana prossima sarai la nuova conduttrice di Ciao Ciao. Ho detto no, non è possibile, cioè per una che voleva stare dietro le quinte, mettersi in gioco davanti a una telecamera, mi è presa un panico, mi è preso il panico. Però ero giovane, quindi mi sono lasciata un po' trasportare da questa cosa e ho iniziato a fare Ciao Ciao. E in questo caso devo ringraziare tantissimo Pietro Ubaldi, perché era la voce di Thor in quel programma, e fu grazie a lui se io non mollai il corpo, perché c'era veramente tanto da fare. Avevo intanto la mia timidezza, la mia paura di stare davanti a una telecamera, dovevo pensare a un sacco di cose, a quello che dovevo dire, come dovevo stare. Se non avessi avuto lui e il regista del programma, che era Giuliano Forni all'epoca, probabilmente non sarei andata avanti con la televisione. Poi chiaramente mi sono abituata, ho imparato a fare qualcosa e poi nel 88 ho proseguito con Bim Bum Bam, ho avuto un intermezzo di Ciao Ciao Mattina con Davide Garbolino, ho lavorato con lui un anno, lui è Felice Invernici, poi sono tornata a Bim Bum Bam. Era una TV stupenda, perché era una TV pulita, era una TV semplice, i bambini si ritrovavano, no? Si ritrovavano come i bambini, esatto, si identificavano con il pupazzo, perché il pupazzo per il nostro capo struttura, Alessandra Valeria Manera, doveva essere reale. Infatti molti bambini che mandavano le lettere, sacchi di juta, io andavo dentro a prenderli a manate, perché volevo vedere cosa dicevano di me soprattutto, chiedevano spesso per quale motivo Juan non faceva mai vedere le gambe, vero? Perché non si poteva.
e quindi diciamo che sono stati anni belli. Era una TV curata tanto nel linguaggio, non c'era il politicamente corretto perché One non lo era. E posso approfittare anche per fare un saluto e un applauso a Daniele Demma, che non c'è più e che era la voce di approccio. Una persona meravigliosa, un autore fantastico, un dialogista eccezionale. Lui teneva sulla culpa perché era veramente una persona strepitosa. E lui rappresentava il bambino più timido, più docile, più fragile, tra virgolette. Juana invece era uno scapestrato, irriverente, non teneva la lingua a freno, vero? È così. E io ho avuto a che fare con tutte e due, insomma. Per cui non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, anzi metto dentro tutti i miei colleghi, Carlotta, Roberto, non voglio dimenticare nessuno. Manuela, Carlo, tutti quanti, non ci rendevamo conto di quello che stavamo facendo in quel momento, ce ne rendiamo conto adesso. Cioè abbiamo fatto parte veramente di un'epoca bellissima, dove i bambini si affezionavano, ci mandavano le lettere. Non voglio dire che adesso sia peggio, è diverso. Diciamo che è diverso. Probabilmente adesso sui social. E pensate che coincidenza che, insomma, puttana. Sei tu che non ci sei sui social. Sul palco centrale c'è stato Cristina, che ha fatto cosa. Grande! No, adoro, ho lavorato tanto con lei, una persona fantastica, davvero. E penso di aver detto tutto, c'è qualcos'altro, basta. Renato, raccontaci tu dell'esperienza della nuova TV per ragazzi, della tua esperienza dietro la quinta. Devo dire che la nuova TV per ragazzi ovviamente non ha un contenitore come quella, come era quello della preistoria, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ovviamente è tutto più veloce, ma non è più veloce la vita, no? Quindi parte una cosa, via l'altra, quindi si basa principalmente sui promo della serie, tra poco su Super delle Bambini. Però devo dire che la cosa incredibile è che, non avendo un appiglio, magari potevano essere dei conduttori come era loro, a me scrivono tantissimi come voce del canale di Super e mi commentano i video, Mattia lo sa bene, in cui semplicemente dicendo tra poco su Super la gente si ricorda di quando era piccola, quando dici tra poco hai Carli su Super, e allora tu hai Carli, oddio, mi ricordi, per cui è più veloce, più mozza la TV di oggi. Poi c'è forse anche adesso c'è l'on demand, invece prima mi ricordo se perdevi una puntata e non potevi più recuperarla. E poi adesso c'è ovviamente TikTok, che è un'altra sorta di social che fa un po' da TV per i ragazzi in qualche modo. E poi stanno nascendo queste, come per quanto riguarda Super House, queste out of talent, no? Quindi dei ragazzi messi in un posto, un po' i ragazzi di Amici da un certo punto di vista. Il grande fratello per ragazzi. Sì, per imparare a fare qualcosa, poi non sempre impara, c'è da dire, però è un altro modo di fare TV in questo senso. Chiaramente loro avevano dei tempi dilatati, lenti, te la godevi, ti affezionavi con calma, oggi è tutto pam pam pam. È vera questa cosa. Eh? È verissimo. Sì, probabilmente una TV così adesso non funzionerebbe più. Quanto si stava parlando? Sì, cosa? Stavo parlando io. No, stava parlando lui, lo hai interrotto. No, rafforzavo quello che dicevi tu. No, ma è vero. Ma guarda, infatti, come dicevamo prima, questo tipo di trasmissioni becca una forbice enorme di età. La TV di oggi è tutta più giovane. Sì, sì. Quella di oggi che acchiappa una forbice più alta non è più la TV dei ragazzi, è il mondo magari degli under, l'affetto verso dei prodotti che in realtà non sono più quelli per bambini, sono ben più trattati di quelli per bambini. Se ci pensi, esatto, se ci pensi, i cartoni che noi amavamo erano degli anime trattati. Una volta si chiamavano cartoni animati. Sì, la Lady Oscar di turno, Piccoli Problemi di Cuore, erano tagliuzzati e ridotti a oggi. Sì. Esatto. Tra l'altro, quanto ci stavate più o meno a registrare una puntata? Quanto ci si metteva? Noi lavoravamo. Tre mesi di pausa, finivamo a giugno con la sigla.
sigla a Gardaland. Lavoravamo tutti i giorni, da luna a... poteva essere anche a luna. Lavoravamo tanto. Infatti eravamo una grande famiglia, io sono rimasta amica soprattutto di Carlotta, Roberto. Carlo l'ho perso un po' di vista, però so dov'è. Marco, bella via. Vabbè, Daniele non c'è più. Ubaldi, ho perso il film. Quando si mettevi a fare? Quando ci mettevi a registrare una puntata, mi dicevi addirittura volte. Ah, era veramente una grande famiglia. Ci vedevamo tutti i giorni, eravamo sempre a stretto contatto. E io mio marito l'ho conosciuto lì, cioè nel senso, io ho sposato una persona che lavorava per Bim Bam, la Carlotta anche, cioè eravamo talmente insieme, affiatati, che era inevitabile. Sì, sì, tante, ci sono formate tante coppie, e quindi insomma questo significa che eravamo veramente, veramente affiatati. Abbiamo ancora una clip, sì. Insomma noi con Borsi Domani cerchiamo di regalarvi le emozioni dei grandi doppiatori, e abbiamo una clip un po' particolare, ci dà anche alta una domanda che vi faremo poi entrambi, di vedervi all'opera. È una cosa che i ragazzi di oggi non si possono più permettere, soprattutto quelli che vogliono imparare questo mestiere, sì, causa Covid, causa tante altre cose, ma andiamo a vedere prima la clip. Ci sono anch'io, ragazzi, devo scavazzarmi tutti questi castervi dall'Inghilterra, è come se non bastasse, non... Brava, Qui Scarlett, ci sono anch'io, ragazzi, devo scavazzarmi tutti questi castervi dall'Inghilterra, è come se non bastasse, non ho nemmeno un copilota. Sono costretta, mamma, questa molto meglio. Sì. Sono costretta a scarrozzarmi tutti questi castervi dall'Inghilterra, e come se non bastasse, non ho nemmeno un copilota. Chi ha parlato? Oh, per tutti i castervi. Signora Lambert, che ci fa qui? Mezzo vorrà la mia testa per questo. Vedi. Vabbè, avete tagliato tutto. No, avete fatto bene. Sargento, volendo di fame! Informazione non è sufficiente, mi serve qualcosa di più sotto a fianco! Siete tornati. Adesso dovete raccontarci esattamente che cosa avete visto. Siamo curiosissimi. Basti. Per cavolo, no? Avanti, devi. A Zoro piace questa roba e lo farà sicuramente stare meglio. Lascialo bene. Non può bere. Almeno può mangiare, caro. Devo riuscire a fare qualcosa per mezzo. Ma è troppo forte. Non riesco a contrastarlo. Lesico! Non perderti, Lesico! Cerca di resistere! Devi farti forza! Non avevo idea che fosse loro a pensare. Ma cosa pensate? Già lo ti ha invitato. Io sinceramente non ora per loro. Ehi, Robin! Non l'ho ancora sentito! Sì, Robin. Non vuoi dirmi cosa c'è che non va? D'accordo, non devo sapere. Ma non potrei mai impedire di tirarti su.
un dato di fatto. Eravamo un figlio più giovani. Beh, diciamo che oggi innanzitutto ricordiamo ancora una volta Daniele Dema, insomma, che ha fatto il video. Sì, era lui, sì sì. E anche i ragazzi di Extreme, giusto? Si chiama così. Sì, esatto. Poi c'è anche Mattia che ha montato il video qua. E al giorno d'oggi anche per noi di Cinemate sarebbe impossibile venirvi per esempio a riprendere a metterla là, perché il mondo del doppiaggio è cambiato. Ah ok. Chiedo entrambi come è cambiato il mondo del doppiaggio. Sì. No, rispondi tu. E come vi sentite voi a doppiare in colonna separata e non più insieme come si faceva una volta? No, ma già da un po' doppiamo in colonna separata. Da prima del Covid, intendo, sì sì. Vai. Diciamo che la colonna separata, cioè loro magari hanno vissuto di più il leggero insieme rispetto a noi. Cioè loro intendo quelli nati prima di una certa età. Hanno un capocino da tipo che non sei. Allora è inutile essere stronzi e dire queste cattiverie. Vabbè. Ripeti. Perché noi non sentiamo niente, cioè poi ci sentite. No, sentiamo molto male, però noi invece sappiamo la cazza. Quindi se ci vedete cretini, siamo anche cretini. Esatto, perché non ci capiamo. Non sentiamo. Credo di aver intuito la domanda. Sì. In realtà, ovviamente prima si creavano delle sinergie che adesso non si creano più. Infatti adesso io, quando vado alle CEO e c'è un prodotto nuovo, chiedo sempre chi lo doppia quello, chi lo fa quello, perché mi immagino le famiglie, no? Mi immagino cosa succede, gli incastri. Una volta lo scoprivi di più perché li vedevi. E poi per esempio, cioè da un lato era meglio, dall'altro peggio, perché se quello che avevi accanto magari non era empatico con te o con lui, a volte a me si creava dei momenti di gelo. Di contro, se c'era qualcuno più che andava d'accordo, si creava un'empatia maggiore. Poi devo dire che il Covid ha aumentato questa cosa, ma le major l'hanno aumentata, le piattaforme che non vogliono più che nessuno entri nelle sale. Quindi è tutto decisamente acquisito. Ma io credo sia anche per una questione di post-produzione, no? Nel senso che doppiando insieme, non so, per esempio io e Renato facciamo un anello dove ci parliamo insieme e ci accavalliamo nelle battute, nella fase di sincronizzazione, poi chi sincronizza dei problemi a farlo se ci accavalliamo. Quindi una volta, quando eravamo a leggere insieme, spesso dovevamo rifare gli anelli due e più volte, perché magari sì, perché si doveva rifare tutto. Quindi diciamo che un po' la tecnologia ha aiutato da quel punto di vista, nel senso che una volta, quando c'erano le bobine, io c'ero già, non si sentiva neanche il collega in cuffia, mentre con la tecnologia magari tu sei in sala da solo, però hai già il collega inciso e senti quello che ha fatto lui, per cui diciamo che è più semplice, no, da quel punto di vista. Posso rubare un minuto prima che finisca tutto, solo per ricordare la cosa che ci siamo detti della raccolta comune? Posso farlo? Certo, allora Renato, visto che ci tieni particolarmente, ovviamente lo dici tu. Allora, solo perché invita... c'è una ex collega in realtà di Roma che si chiama Susanna Fassetta. Vi invito in questo senso ad andare a guardare magari sulle mie pagine social, dopo lo condivido, che è stata, per chi si ricorda, Tati di Occhi di Gatto, è stata Pupun. Sophie Marceau nel tempo delle mele. La principessa Zaffiro, Charlotte, insomma un sacco di cose degli anni 80. Sta vivendo un momento difficilissimo con la sua ranch di cavalli che ha a Santo Domingo, credo, e con il suo compagno che sta malissimo. Quindi dall'Italia abbiamo lanciato la raccolta fondi per aiutarli in qualche modo, perché sono veramente... Vi chiedo se avete voglia, chi può, di donare anche un euro, ma soprattutto di condividere con chiunque questa raccolta fondi. La trovate sulla pagina Facebook di Voci Animate e anche su Instagram, sempre di Voci Animate, se vogliamo, diamo una mano. Grazie di Renato per aver mettato di sì. Grazie Renato per l'iniziativa. Davvero. Allora, Tanjiro, Capitan Tsubasa, Ted per 9 stagioni, Ted è ovviamente un padre. Sempre personaggi buoni. Quando è che fai un bel personaggio cattivo? Hai voglia di fare un personaggio cattivo? Beh, oddio, non è che non lo fatti, però siccome alla fine
i protagonisti sono quasi sempre buoni. Sono sempre buoni. Sono quelli che vengono più conosciuti. Però sei buono tu. Sei tu, Renato, sei tu, sei buono. Sì, sì, sono buono. Beh, in Acacias non facevi il buono. E infatti, in Acacias, diretto da lei, facevo anche una bella merda. Poi è diventato esatto. Un buono col tempo, però partiva scuso. Ma no, anche un altro Tsubasa, in realtà in Beyblade, era un bello sconcertino. Poi diventava anche lui meno cattivo. In realtà io ne ho le corde del cattivo, non ho le corde del cattivo, secondo me, del cattivo aggressivo, quelle del libro, esatto. Di quello che lavora di sotto, un po' appuntito, e quando lo faccio io mi diverto un sacco, però siccome di solito io vengo chiamato quando c'è da urlare, perché nessuno vuole urlare, c'è tantissimi doppiatori che non vogliono urlare, quindi quando dico là a me danno quelli dove si urla perché sanno che io non faccio problemi e vado, se devo andare. Quindi in realtà poi ci sono le etichette, questo è anche vero, per esempio a me difficilmente fanno fare quelli della mia età, per esempio, no? Ma in realtà io la mia età sono come, e non ho nemmeno una voce così leggera, sono io che a forza di fare la gente mi vede come quello che fa, ma di fatto sarei anche un baritono, se vogliamo dire la tutta. Un baritono, beh, allora come baritono, vai, Gangan, non so. Ma anche lì, io lanciare un muro. Se la smettono, divertiti. Adesso però si divide il mondo tra chi era affezionato a Rubber e chi vuole solo Luffy, quindi chi vuole in azione e chi non lo vuole, quindi ne faccio due. Fanne due. Va bene. Pugno Gabbiano! E attenzione, nell'altro lato, aprendo le porte, Gear Fourth! Ma ne lanciamo un altro? Diverti! Gear Fifth! Lanciamoli tutti! Bravo! Allora, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ma, per esempio, Memole, come saluterebbe un sottopassato pubblico? Sono passati 40.000 anni, credo. Ci provo. Ci è stato un piacere essere qui con voi. Spero di vedervi presto. Ciao, ecco da lì. Ciao, io sono Beppe. E tu? Anche tu. Ciao. Prima di terminare, poi dare l'appuntamento a tutte e tutte, facciamo una cosa tutti insieme. Vieni, perché siete troppo belli, ci facciamo un bel selfie. Dai, come dai, ho 800 domande da fare. E vabbè. Comunque noi abbiamo anche copiato a leggere insieme un cartone che si chiamava Cuccio di cerca amici. È vero. Anch'io c'ero. E io ero il suo cane. E mi trattava con cagnolino. Mamma. Sì? Sì. Ok. Poi ce la passate? Abbacciati? Aspetta che abbiamo delle gelate. Ma poi ci rialziamo. Una parete facciale. Bravi! Grazie! Grazie a tutti! Allora, continuate a seguirci www.mossolemate.it per seguire il mondo del doppiaggio e tutti i nostri interventi. Seguiteci perché Renato e Deborah torneranno sicuramente in uno dei nostri interventi. Assolutamente sì! Promesso! Sì! Ma vedi che piango! Con Pietro Ubaldi la facciamo! Sì! Dai, la promessa è che con Pietro! Adesso però io non mi metto più in mezzo, lascio fare a voi! Ormai è una volta con te lo facciamo a parte! Ma allora facciamo una parte, ti faccio domande più buone, no, la promessa! No, dire che ormai la conoscete, non devo più fare la scenetta! Esatto! Poi le telefonate le sono peccate io! Allora ragazzi, non andate via! Adesso c'è il meet and greet di Renato e Deborah, padiglione B! Area meet and greet, quindi aspettate, iniziate a mettervi in coda, loro adesso arrivano, vi raggiungono per foto, autografi e quant'altro. Facciamo un grande applauso a Renato Novara! Grazie! Io lo dico alla giovanotti anni 90, un urlo di casino per Deborah Magnani! Applauso anche a gente Federica perché se lo merita. Grazie, grazie, grazie.
grazie a tutti. Grazie. Passate qua ancora. Ci vediamo presto, ricordate, sabato 11 febbraio a Bologna, nel show di Bologna, Voci Animate con il premio Voci Animate e un sacco di grandi ospiti dal mondo del doppiaggio. Vai con la sigla, ciao a tutti. Ciao a tutti.